Baby. Ciao galattici amici e galattiche amiche, benvenuti all'officina del Mac. Oggi faremo una lezioncina su quelli che sono i mezzi, gli attrezzi che dovete avere in casa per modificare, barra scolpire e creare i vostri modelli. Allora, innanzitutto partiamo dalla cosa base che assolutamente serve, ovvero la materia verde. La materia verde, per chi non lo conoscesse, è uno stucco bicomponente, quindi è un materiale che viene venduto in questo diciamo confezionamento, dove c'è la parte gialla e la parte blu. Voi dovete prendere la stessa quantità sia di blu che di giallo, mischiarla insieme con un po' di acqua finché la materia verde non diventa verde. Nel momento in cui diventa verde vi renderete conto che diventa molto più malleabile. Adesso è abbastanza dura in realtà, non ha un'ottima consistenza. Quando diventa verde invece diventa molto morbida, molto malleabile e può essere scolpita. Ricordatevi sempre che la materia verde va tenuta sempre bagnata il più possibile. Perché? Perché tende a seccarsi con facilità e la materia verde secca ha la bruttissima abitudine di incollarsi a qualsiasi cosa, quindi se la state scolpendo secca ve la tirate dietro insieme con lo scolpino, quindi cercate sempre di tenerla umida. Quando l'applicate a dei pezzi di plastica, perché volete scolpirci sopra, volete coprire qualcosa, cercate di tenere la parte che metterete sopra la plastica non umida, perché così si attaccherà e farà presa, mentre la parte sopra invece prendete un pochino d'acqua, ce la mettete sopra in modo tale che quella sia scolpibile, mentre quella sotto non dovrebbe tendere a scivolare sulla plastica, altrimenti se è bagnata scivola e continua a non riuscire. Allora, la materia verde va scolpita come? Innanzitutto va scolpita mantenendo dei guanti. Perché? Perché sulla materia verde è molto semplice lasciare delle impronte digitali e l'effetto sgradevole è quello di avere una superficie dove ci sono tutti questi segnetti da impronta digitale e non è liscia, quindi se andate a scolpire della pelliccia, della carne, delle sezioni di metallo, vi ritrovate con delle sezioni di metallo che sono tutte piene di queste pieghettine che sono facilmente evitabili. Ragazzi, basta mettere su dei guanti di questo tipo, quelli che si usano per lavare i piatti, costano niente, ve li mettete e scolpite con questo, così anche se dovete mettere a posto qualcosa al volo col dito lo passate sopra, la superficie diventa completamente liscia. Guanti, una bacinella d'acqua ovviamente per immergere i pezzi di materia verde di tanto in tanto, e poi quello che è uno scolpino. Allora, gli scolpini hanno varie forme. Questo per esempio, a parte che sembra uscito dalla seconda guerra mondiale, ma perché lo uso da tipo una vita, ha la forma qua una spatolina, mentre invece qui ha un gancetto. Io principalmente uso solo questo, solo la spatolina, perché mi permette sia di sezionare bene la materia verde quando devo scolpire magari un pezzo di carne, piuttosto che con la pelliccia continuo a fare sezioni finché non sembra appunto della pelliccia. Gli scolpini però ce ne sono parecchi, cioè c'è quello con la spatolina sopra, c'è quello che sembra la roba per mettere la pizza dentro. Voi prendetene un paio di quelli che vi servono. Un'altra cosa che non ho portato qui perché sto aspettando che mi arrivi ed è molto molto utile è il pennellino in silicone. Il pennellino in silicone cos'è? È un pennello che però non ha la parte finale in setola, ma un pirolino in silicone. Perché dovrebbe avere un pirolino in silicone? Una domanda che avviene a chiunque. Perché con quel pennellino voi potete lisciare la materia verde, potete separare la materia verde, potete farlo mantenendo sempre la superficie liscia. La cosa principale è mantenere la superficie liscia, perché deve essere verosimile. Una superficie verosimile, quindi liscia.
la zigrinatura la potete fare in un altro modo, per esempio, mi viene da pensare, con lo spazzolino da denti. Oltre a lavarvi sempre i denti, che dovete lavarlo 3 volte al giorno, altrimenti non va bene, ma serve anche, per esempio, per dare delle texture sulla materia verde. Questo soprattutto ha una setolina doppia, ha una setolina più lunga e una più corta che si ferma a un quarto. Questo vi permette, per esempio, su lavorazioni come corteccia, mi viene in mente solo la corteccia in realtà, di continuare a picchiettare sopra la materia verde, che deve essere praticamente fresca. Non fatelo dopo un po', fatelo subito, perché non si secca velocemente, ma arriva al punto in cui fare questo tipo di lavorazioni diventa un po' un pasticcio abbastanza in fretta. E cominciate a picchiettare, non trascinate, perché ve la trascinate dietro sicuramente. Bagnate lo spazzolino e poi continuate a picchiettare sulla materia verde, in modo tale da dargli una texture che sicuramente è più verosimile rispetto alle impronte digitali, che si vedono che sono impronte digitali. Queste sono le basi, in realtà, quindi materia verde, sempre, ovviamente. Ci sono molti altri stucchi bicomponenti sul mercato. Io in realtà mi trovo bene con la materia verde. So che ci sono di vari colori, gialla, marrone. Voi magari iniziate da quella verde, che è quella più reperibile, non fatevi grossi problemi, non credo che ci siano grandissime differenze tra i vari stucchi, a meno di prendere stucchi particolari, specifici, ma su questo non ho esperienza. Uno scolpino, che serve per scolpire, ovviamente. Tenete sempre sui guanti, altrimenti rovinate subito la scultura ancora prima di partire. E poi attrezzi inusuali, spazzolini, piuttosto che magari anche degli stuzzicadenti, se volete fare dei buchi dentro la materia verde da poi aprire per fare delle pustole. Anche lo stuzzicadenti è molto utile anche in questo. E anche le cannucce per fare buboni o magari occhi a palla. Se voi prendete una cannuccia, l'appoggiate delicatamente sulla superficie di materia verde, cominciate a girarla un po', sempre ovviamente bagnandola prima, vi renderete conto che fa una sorta di cerchietto, di sfera, e poi magari con lo scolpino andate sui bordi della sfera e la tirate un pochino su, fate un bubone nel giro di 10 secondi ed è anche abbastanza verosimile. Allora, con questo è tutto, queste sono le basi. Nelle prossime puntate faremo qualche applicazione specifica sulle sculture, principalmente pelliccia e carne. Per il momento direi che è tutto. Mi raccomando, modificate sempre, soprattutto la password del computer, non lasciate le impronte digitali e modificate la password. E vi invito a iscrivervi, cliccare qualsiasi iconcina che vedete qua sotto, che fa sempre bene, iscrizione, la campanella, qualsiasi. E ci vediamo alla prossima puntata. Ciao amici, ciao amiche, dal Mac, modificate. Sento risate da dietro le quinte. Anche tu dici la cosa bagnata. E a me spiace essere vicino a un asilo, perché altrimenti si secca. La materia verde secca. Finché sulla materia verde non sembra quasi un intero caschetto di pelo. Quindi bisogna continuare a fare. Qua ci sono difficoltà, pelo, ragazzi. Però. Ci sono difficoltà, ragazzi. Ha un pirolino di silicone qua qualcuno, ragazzi, quando l'ho rifatta a casa non mi sembrava così erotica, però comunque ha un pirolino di silicone.